Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord e leader del nuovo progetto politico Noi con Salvini, ha scelto l'Abruzzo come prima tappa per la presentazione ufficiale del movimento. Oggi pomeriggio, 5 febbraio, alle ore 17, è previsto un incontro pubblico nella villa comunale di Roseto degli Abruzzi. È stato presentato oggi, presso la sala consiliare del Comune di Teramo, l'avviso pubblico del progetto Home Care Premium, al quale il Comune capoluogo ha aderito. Il suddetto progetto è finalizzato al sostegno degli interventi domiciliari assistenziali e avrà la durata di 9 mesi, dal 1 marzo 2015 al 30 novembre 2015. La sezione urbanistica provinciale è illegittima, questo è quanto dichiara Maria Cristina Marroni, consigliere comunale di Teramo. La provincia di Teramo la elimini e recuperi i danni erariali arrecati alla collettività in 7 anni e mezzo. Parimenti illegittima la presenza di politici all'interno della SUP. Invito pertanto il presidente della provincia Renzo Di Sabatino, conclude la Marroni, ad avviare le necessarie e conseguenti azioni relative al recupero dei soldi pubblici illegittimamente erogati fino ad oggi. Il Comune di Campli partecipa con un proprio stand espositivo al BIT 2015, in programma nel quartiere espositivo di Rho, Fiera di Milano, dal 12 al 14 febbraio prossimi. All'interno dello stand sarà ospite anche il Comune di Castelli. A presentare l'iniziativa presso la sala assemblea del Consorzio BIM in Viale Cavour a Teramo, il sindaco di Campi, Pietro Quaresimale, il consigliere delegato al turismo, Perla Alleva, il responsabile dell'ufficio turistico, Giuseppe Scorselli, il vice sindaco di Castelli, Dante De Vincentis, e il consigliere delegato alla cultura di Castelli, Maurizio Carbone. Sabato 7, 14 e 21 febbraio si terrà a Teramo l'Open Day del Coro di Voci Bianche Città di Teramo, diretto fin dalla sua fondazione dal maestro Umberto De Baptistis. La formazione corale, che vanta già straordinari successi concertistici, aprirà le sue porte a ragazzi dai 5 ai 15 anni anche senza nessuna conoscenza musicale. L'Open Day si svolgerà dalle ore 16 alle ore 18 nella sede del coro in Viale Bovio numero 155. Si svolgerà dall'8 al 15 febbraio 2015, presso la Chiesa della Santissima Annunziata di Teramo, la 61esima settimana eucaristica dal tema Eucaristia, Famiglia e Vita Consacrata. Un momento spirituale importantissimo per i fedeli della città di Teramo e della diocesi di Teramo-Atri. Queste e altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi di Teramo-Atri.